Donato, Benevento e Trapani. Il Messina prova a ripetersi contro un Monopoli che vuole ripartire dall'1-1 contro il Crotone per mantenere contatto dalla vetta rappresentata dal Benevento vincente a Sorrento. Non c'è Anselmo per squalifica nel Messina, che dunque abbassa Pedicillo in cabina di regia. Parte meglio però il Monopoli, che riparte con una coppia d'attacco nuova di zecca. Ci sono infatti Yeboah e Grandolfo al primo minuto. La prima palla gol sventata da Krapikas, ma viziata da un fallo in attacco. La risposta con il tentativo di traversone per la deviazione di Bomber Anatriello. È troppo profondo il cross sul secondo palo, non ci arriva il giocatore napoletano, mentre arriva a destinazione il sinistro di Battocchio, che impegna l'ex portiere di Audace Cerignola e Ternana alla parata laterale. Col passare dei minuti cresce però la spinta della squadra di Modica, che sfruttando la spinta di Lia mette questo pallone in mezzo per la spettacolare rovesciata di Petrungaro. Con l'aiuto della traversa si salva Vitale, la migliore palla gol del primo tempo del Messina, che coincide anche con l'infortunio di Anatriello, che nel tentativo di coordinarsi cade a terra e sbatte pesantemente la spalla sinistra. Entrerà Mamona al suo posto dalla bandierina. Tentativo di gol olimpico da parte di Frisenna e salvataggio di Vitale in calcio d'angolo. Un'ulteriore testimonianza di come il Messina stia crescendo. E inizio del secondo tempo, Petrungaro va a centimetri dal gol del vantaggio. Ci vuole un intervento super di Cristallo sulla linea di porta. Si fa male anche il difensore del Monopoli, che poco più tardi costruisce con Grandolfo, con un'altra conclusione da fuori, un'opportunità per sbloccare il punteggio. Monopoli con appena 10 gol segnati in 9 partite, il peggiore attacco delle prime 5 della classe, ma rischia di sbandare ancora quando Petrungaro si crea lo spazio sulla sinistra. Il suo pallone morbido viene raccolto, impresa da Vitale che precede Mamona. Sempre Petrungaro a disperare le azioni più pericolose. Qui va dal giocatore di proprietà della Cremonese, che cerca la conclusione da posizione defilata, trovando ancora la risposta del portiere. Classe 2002 del Monopoli. Monopoli che si rivede soltanto nei 20 minuti conclusivi, provando a sfruttare maggiormente la spinta degli esterni. Qui è Iabre che disegna il cross, sul quale non arriva Yeboah. Arriva invece la copertura del difensore, di un difensore del Messina, che rischia ancora quando Falzerano al minuto 81 disorienta il suo diretto avversario, mette questo pallone in mezzo per la torre di Grandolfo. Yeboah non ci arriva e poi Krapikas con il pugno allontana la minaccia. L'ultima emozione la regala da palla inattiva ancora una volta il Messina, con la traversa clamorosa colpita con un altro tentativo di gol olimpico di Ortisi. Dopo 4 minuti di recupero per l'arbitro Luongo, basta così, finisce 0-0 tra Messina e Monopoli, un'occasione persa per entrambe per fare il definitivo salto di qualità.